23° giorno. Di oggi non è che abbia molto da dire, nel senso che mi sono svegliata alle 7:30, ho preso su i due zaini, finalmente ho potuto usare il secondo, ho preso poi il treno da Ninbin per arrivare fino a Dongoi. È stato il viaggio più lungo che abbia mai fatto finora perché sono circa 8 ore di treno su 400 km di distanza. La seduta era abbastanza comoda e diciamo che il viaggio è andato veramente molto bene. La cosa che ho notato di più lungo questo tragitto è la presenza dei cimiteri lungo la via ferroviaria, soprattutto perché non avevo ancora mai visto così tante tombe messe insieme in una sola volta, perché mi è capitato di vedere finora solamente delle piccole tombe vicino alle case di proprietà, quindi non dei veri e propri cimiteri grossi. Una volta sceso a Dongola, la prima cosa che ho fatto è stato cercare di prelevare dei contante, perché qui sappiate che non accettano ovunque la carta di credito, anzi forse il 5% dei posti lo accettano. Il problema è che la maggior parte dell'ATM mi diceva che non c'era disponibilità economica nell'ATM per prelevare soldi. Diciamo che sono andato un po' nel panico perché non avevo parecchio contante. Allora ho preso il pullman da Dongoi per arrivare fino a dove mi trovo ora, dove passerò 2 notti, che è Son Trak, Phong Nha, Son Trak, che penso siano la stessa cosa, una cittadina che si trova dentro al parco nazionale di Phong Nha. E stavo cercando di capire che cosa vedere domani, visto che non ci sono degli autobus che ti possono portare fino ai luoghi di interesse, ma in realtà solamente dei tour organizzati che costano un macello. E quindi la mia scelta per domani presumo che virerà sulla visita della Phong Nha Cave, che si trova qui, mentre l'ostello è qua. Pochi chilometri di distanza, ma è possibile visitarla prendendo una barca che parte dal molo di Phong Nha fino ad arrivare alla Phong Nha Cave. Direi che anche per oggi è tutto, quindi chiudiamo qui questo video e ci vediamo al prossimo.